disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti dalla pubblica amministrazione per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. Ho alcuni iscritti sull'ordine dei lavori, l'onorevole Lombardi e poi l'onorevole Baldelli. Prego, onorevole Lombardi. Grazie, Presidente. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha convenuto di procedere all'istituzione a norma dell'articolo 22,2 del nostro regolamento a una commissione speciale per l'esame di alcuni atti del Governo aventi significativi effetti economico-finanziari e per i quali sono state ravvisate ragioni di urgenza nell'intervallo tra la costituzione delle Camere e le commissioni permanenti. Poiché è stata messa in dubbio la possibilità di procedere alla costituzione delle commissioni parlamentari, non essendo ancora costituito un governo legato al rapporto di fiducia con le Camere, vi elenchiamo di seguito le norme del regolamento della Camera dei Deputati che si occupano della materia. Articolo 19 del regolamento della Camera dei Deputati, a norma del quale le commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti. Articolo 20 del regolamento della Camera dei Deputati, che prescrive che le commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un ufficio di Presidenza e per quanto concerne i meccanismi di elezione del Presidente statuisce, nell'elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di parità, eccetera, eccetera. Dall'esame delle fonti normative, tra cui anche gli articoli quindi 64, 72, 82 e 94 della Costituzione, si evince che l'unico requisito per la costituzione delle commissioni permanenti è la proporzione tra i gruppi parlamentari. Nessun riferimento alla proporzione tra maggioranza e opposizione, neanche per l'elezione dei presidenti delle commissioni. A suffragio della nostra tesi vogliamo portare a vostra conoscenza i precedenti del 76, del 79 e del 92. Il gruppo parlamentare 5 Stelle ha già comunicato alla Presidenza della Camera i nomi dei componenti delle 14 commissioni. Pertanto riteniamo che debba essere ripristinata la regolarità prevista dal regolamento, dando immediata esecuzione alla designazione dei componenti delle commissioni parlamentari permanenti. Ciò permetterebbe a tutto il Parlamento, nonostante il perdurare del governo Monti, di lavorare a pieno ritmo per uscire da questa situazione di stallo in cui i cittadini italiani attendono risposte e proposte da noi che in questa sede li rappresentiamo. Dunque pretendiamo che il Parlamento, in quanto organo costituzionale e massima sede rappresentativa del popolo sovrano, acquisti piena funzione legislativa attraverso la costituzione delle commissioni permanenti. Qualora le motivazioni fin qui esposte non siano sufficienti a convincere il Presidente della Camera dell'improrogabilità dell'avvio delle commissioni permanenti e quindi dell'inutilità dell'integrazione delle competenze della Commissione speciale, invitiamo l'Ufficio di Presidenza a sospendere questa seduta e convocare immediatamente la Giunta per il Regolamento al fine di emanare velocemente due pareri. Il primo, considerati gli articoli della Costituzione e del Regolamento e i precedenti su esposti, se nonostante tutti questi elementi esistano condizioni di legittimità che ostino all'insediamento delle commissioni permanenti. Il secondo parere è chiediamo un parere sulla regolarità di un'estensione dei poteri della Commissione speciale in considerazione del blocco ingiustificato delle commissioni permanenti. Concludiamo ribadendo che è nell'interesse dei cittadini che una commissione speciale sia veramente tale e non si sostituisca al Parlamento nella sua funzione legislativa e che quindi porti urgentemente a termine i lavori per i quali è stata creata e che subito dopo venga immediatamente sciolta. Grazie, onorevole Lombardi. Sulla questione sollevata dal Presidente Lombardi, appunto Presidente del Gruppo Parlamentare 5 Stelle, faccio presente, come noto al Presidente Lombardi e a tutti gli altri Presidenti degli altri gruppi parlamentari, che la questione, ovviamente sollevata dal Presidente Lombardi, è stata già discussa in diverse conferenze dei Presidenti di Gruppo e anche nella conferenza dei Presidenti del Gruppo di oggi.
e che la Presidenza ha convocato per giovedì prossimo, 11 aprile, la Giunta per il Regolamento. In tale sede, pertanto, l'argomento adesso sollevato di nuovo dal Presidente Lombardo potrà essere ulteriormente preso in esame e approfondito. Questo per quanto riguarda la prima parte dell'intervento del Presidente Lombardi. Ovviamente il Presidente Lombardi ha posto un'altra questione.